Parallelismi. Ed è tanto che io e Cristina non passiamo un po' di tempo insieme, cioè il tempo che trascorriamo in comune, ma è da tanto che non parliamo intensamente di paure e tormenti del passato, come è successo altre volte le porto la colazione, stavolta con doppio cornetto. Lei appare felice, altri due cornetti sono per me, li voglio mangiare insieme a lei, non perché non avessimo fatto già in passato, ma quel preciso momento mi dava la sensazione di un qualche focolare domestico, più del solito. Cristina mi interroga, tu credi agli universi paralleli? Penso che mi abbia letto nel pensiero. Ha anticipato il discorso che volevo fare quel giorno con lei. Vedendomi perplesso, si ferma, poi riprende. Credi al fatto che se quel giorno di aprile non fossi tornata in questa stazione o non ci fossi passata, non ti avrei mai conosciuto e mai più rivisto, se non in un altro mondo o universo. Se non avessi scritto quelle poesie, tu non mi avresti conosciuta per quella che sono. Non saresti entrato nella mia mente e sarei rimasto sola nelle mie incertezze. Era la medesima situazione se, anche scrivendole, non te le avessi fatte leggere e sarebbero rimasti dei fogli stropicciati. Oppure se mio padre fosse stato diverso, migliore, senza quella maledetta malattia, non sarei mai nata, forse. Per il fatto che ne stiamo parlando, stiamo creando altri mondi dove forse non ci siamo evoluti. Chi lo sa? Io. Mi hai detto tanto in un massimo di 2 minuti. Voglio dirti io quello che penso su questo argomento. Non sono molto a conoscenza della teoria delle stringhe. Il fatto è che non avrei conosciuto una persona speciale e meravigliosa che capisce i tormenti della mia anima. Mettiamo il caso che il 5 novembre mia madre avesse abortito. Ora non avrei vissuto tutti questi anni. Oppure, poniamo il caso avessi deciso di andare in Madagascar al posto di venire qua, in questo bunker. Avrei aiutato qualcuno materialmente o anche solo spiritualmente. Però quel ragazzo migrato in codesto loco non avrebbe capito che al mondo qualcuno c'è che ti può stare vicino. Se non avessi bevuto quella sostanza allucinogena, avrei parlato con il mio migliore amico. Lo conosco e so che non lo rivedrò più. Subito dopo cominciamo a lavare e sistemare ognuno un lato opposto della stazione, inviandosi pace a vicenda. Camminiamo per vie parallele che stasera si incontreranno in un abbraccio.